che con noi hanno organizzato questo incontro, anzi direi che loro prima di noi l'hanno organizzato, e quindi pregherei a Don Massimo e ai suoi amici di venire qui a prendere la parola. Eccoci qua. No, prima te e poi dopo la canzone. Ecco, quando Rossana mi ha contattato, mi dice: ma nel libro di Tim si parla della comunità dell'Arca. Dico: lo so bene. E la comunità fondata da Jean Vanier nel 64, che è una federazione di comunità in tutto il mondo, e 15 anni fa ne è nata una anche nella parrocchia dove ero parroco prima, a Quarto Inferiore, la comunità dell'Arcobaleno, che sono qua presenti con noi stasera, quindi io preferisco far parlare loro, che la vivono direttamente più che io, quindi vi chiedo se venite qui così vi presentate. Tanto Jean Vanier, non so se lo conoscete, no? Ha fatto gli anni 4 giorni fa, 88, e vive a Trolibrey, che è a nord della Francia, a 100 km da Parigi circa, e lui era un capitano, cioè stava studiando per diventare capitano della Marina canadese, e poi dopo ha preso un anno sabbatico perché capiva che la sua vita non poteva essere vissuta così, e ha fatto un anno sabbatico in Francia e ha conosciuto Père Thomas, che era allora cappellano di un ospedale psichiatrico, e ha deciso di cambiare vita radicalmente, quindi ha abbandonato le navi della Marina canadese e ha deciso di accogliere due ragazzi, Raffaele e Philippe, in un piccolo appartamento per cominciare a vivere la sua vita con loro. Quindi voi immaginate un capitano della Marina che vive con due persone con handicap mentale e comincia la sua vita e dice: lì questo è stato l'inizio. Lui non immaginava un'espansione così grande, per cui in Francia è molto diffusa, in Italia qui a Roma, al Chicco, il Chicco di Ciampino a Roma, e a Quarto Inferiore l'Arcobaleno, i cui rappresentanti sono qua. Prego. Siamo anche... Vieni Stefano. Mi presento, sono dell'Arca di Bologna. E come ti chiami? Stefano Mascherini. Io mi chiamo Irene, buonasera. È la responsabile lei della comunità? Buonasera, io mi chiamo Besteghi Stefano e sono un abitante dell'Arca. Io mi chiamo Antonietta Resta, viva all'Arca. E poi abbiamo anche... Samuel. Aspetta. Io sono Samuele, sono a Bologna e sono a Milano. E basta. Anche, tutte e due. Ecco, per dirvi un po' due parole sulla nostra comunità, ecco, noi abitiamo a Quarto Inferiore, la comunità è nata, come diceva Don Massimo, nell'anno 2001 e poi nel tempo, ecco, sono arrivate persone, ognuno di noi arriva all'Arca con storie diverse, in momenti diversi. Ecco, quello che ci caratterizza, credo, è proprio l'incontro fra tante diversità. Abbiamo età diverse, siamo uomini, donne, persone che vengono da diversi paesi. Ecco, abbiamo qui con noi anche un assistente che arriva da Malta. Ecco, e poi ci sono presenti persone che vengono da anche diverse parti d'Italia. Tu, Antonio, da dove vieni? Da Foggia. Da Foggia, ecco. Poi Samuele ha detto la verità. Lui vive a Bologna, ma è abitato a Milano. E dove sei nato, Sam? Dai, diciamolo a questa gente, siamo un po' fra amici qua questa sera. Dove sei nato? A Bologna. No, caro. Dove sei nato? In Palermo. Ecco. Anche quindi, Milano abbastanza. Abitato a Milano. Ecco, quindi ognuno di noi arriva e arriva con la sua storia, quindi delle storie, ognuno di noi arriva a un'età diversa, ecco, a momenti diversi della nostra vita, e ognuno di noi porta, ecco, tutto quello che ha incontrato lungo la strada della sua vita, e forse una caratteristica dell'Arca è proprio quello di creare un luogo d'incontro, e noi tutti abitiamo in comunità, ecco, quindi sono case dove le persone abitano, trovano lì il luogo dove fare proprio la propria casa. E Antonia, tu abiti all'Arca da quando? Da 5 anni. Okay.
No, non mi ricordo. No. Un po' meno. Un po' meno, sì. Proprio all'Arca. Sei venuta a Bologna da 5 anni, sì. Ma all'Arca, lì alla Manna, da quanto tempo abiti? Non mi ricordo. Quest'estate, ad sì. esempio? Sì, da quest'estate. Ecco, invece Samuele, abiti all'Arca da tanti anni. Tu Stefanino, cosa diresti della nostra vita insieme? Ci stiamo bene. Ecco qua. Ale. Ecco, quindi ognuno di noi arriva, trova un posto dove stare bene, sapendo, ecco, che molte storie, penso come quella che ci racconterà Tim fra un pochino, ecco, sono storie cariche anche di sofferenza. Ecco, quindi è importante avere per noi dei luoghi dove trovare degli amici, dove trovare delle persone con le quali condividere. Ecco, condividere il nostro quotidiano nella vita e nel lavoro. Condividere in tutto. In tutto, ecco, esattamente, questo è proprio vero, perché chi vive in casa, ecco, si lascia conoscere veramente in tutto. Tu Steve, una parola sulla nostra vita insieme, cosa diresti? Vieni qua, prima che io rompa tutto. Direi che è molto piacevole vivere all'Arca, perché vengono mantenuti i bisogni delle persone, le aspettative, però ci sono anche delle regole a cui stare. Andiamo sempre d'accordo noi? Sì, io e te sì. Io e te sì. Effettivamente. Ecco. Ecco, però ci sono anche dei momenti in cui chiaramente abbiamo un po' da discutere, no? Facciamo un sì. po'. Allora, questo modo di condividere la nostra vita nel quotidiano è anche un po' la scuola per noi, con la quale impariamo a perdonare, impariamo a stare insieme, nonostante i litigi, le difficoltà, i momenti sì. in cui siamo un pochino in crisi. Ecco, questo condividere il quotidiano ci permette proprio di ritrovarci a tavola, che è un po' il segno grande della nostra comunità. Ecco, quindi possiamo invitarli forse, chi desidera venire a trovarci all'Arca. Maurizio e la Carla. Ad esempio, sono dei nostri amici, loro vengono ogni tanto loro, a pranzo. Loro. Li vuoi invitare, Stefano? Guarda un po' quanta gente. Invito tutti all'Arca. Non ci spaventa nulla. Bene, allora buona serata e grazie per averci chiesto la collaborazione. Una cosa veloce. E volevo solo dire velocemente come ci siamo conosciuti con Tim circa 13-14 anni fa. Io mi trovavo a Roma per un incontro, per organizzare un corso nella parrocchia lì a Quarto, e l'Arca era già iniziata come percorso da noi, ma questo signore con cui parlavo non lo sapeva. E lui mi chiedeva cosa facevo nella vita, allora dico sono un prete, sono parroco, adesso c'è una comunità che sta nascendo in parrocchia da me, della comunità dell'Arca. Fa come dell'Arca quale? Quella di Jean Magnet? Dico sì. Dico, sto leggendo un libro incredibile dove parla anche dell'Arca, di questo Tim Gennard. E mi racconto un po' alcune cose. Dico, dimmi un po' il titolo così lo prendiamo subito. Appena ho letto, dico, no, questo qua bisogna conoscerlo. Dico. Allora l'ho cercato, sono stato a casa sua con dei gruppi di giovani per 3 volte e poi già 3 volte che viene qui a Bologna, per cui si è arrivato. Poi oggi parlando, alcune cose ancora più profonde sono nate di no, storie simili nelle nostre vite. Quindi sono contento di aver creato questo ponte. Bene. Che con noi hanno organizzato questi incontri, anzi direi che loro prima di noi l'hanno organizzato, e quindi pregherei a Don Massimo e ai suoi amici di venire qui a prendere la parola. Eccoci qua. No, prima te e poi dopo la canzone. Ecco, quando Rossana mi ha contattato, mi dice, ma nel libro di Tim si parla della comunità dell'Arca. Dico, lo so bene. E la comunità fondata da Jean Vanier nel 64, che è una federazione di comunità in tutto il mondo, e 15 anni fa ne è nata una anche nella parrocchia dove ero parroco prima, a Quarto Inferiore, la comunità dell'Arcobaleno, che
sono qua presenti con noi stasera, quindi io preferisco far parlare loro, che la vivono direttamente più che io, quindi vi chiedo se venite qui così vi presentate. Tanto Jean Magnier, non so se lo conoscete, no? Ha fatto gli anni 4 giorni fa, 88, e vive a Trolibrey, che è a nord della Francia, a 100 km da Parigi circa, e lui era un capitano, cioè stava studiando per diventare capitano della Marina canadese, e poi dopo ha preso un anno sabbatico perché capiva che la sua vita non poteva essere vissuta così, e ha fatto un anno sabbatico in Francia e ha conosciuto Père Thomas, che era allora cappellano di un ospedale psichiatrico, e ha deciso di cambiare vita radicalmente, quindi ha abbandonato le navi della Marina canadese e ha deciso di accogliere due ragazzi, Raffaele e Philippe, in un piccolo appartamento per cominciare a vivere la sua vita con loro. Quindi voi immaginate un capitano della Marina che vive con due persone con handicap mentale e comincia la sua vita e dice lì questo è stato l'inizio, lui non immaginava un'espansione così grande. Per cui in Francia è molto diffusa, in Italia qui a Roma, al Chicco, il Chicco di Ciampino a Roma e a Quarta Inferiore, l'arcobaleno i cui rappresentanti sono qua. Prego. Siamo anche... Vieni Stefano. Mi presento, sono dell'Arca di Bologna. E come ti chiami? Stefano Mascherini. Io mi chiamo Irene, buonasera. È la responsabile lei della comunità? Buonasera, io mi chiamo Besteghi Stefano e sono un abitante dell'Arca. Io mi chiamo Antonietta Resta, viva all'Arca. E poi abbiamo anche... Io sono Samuele, sono a Bologna e sono a Milano e basta. Anche, tutte e due. Ecco, per dirvi un po' due parole sulla nostra comunità, ecco, noi abitiamo a Quarta Inferiore, la comunità è nata, come diceva Don Mario. Allora, intanto grazie a tutti voi che siete qua stasera. Questo incontro nasce più o meno la stessa cosa che è successa a Massimo. Con la colletta del libro, che a Bologna c'è da 3 edizioni, sono arrivati 2 anni fa in carcere un sacco di libri, tra cui questo di Tim. E in classe con le mie studentesse, io insegno la Dozza da 4 anni, in particolare con quelle chiaramente che potevano leggere, ho cominciato a proporlo perché si erano appassionate alle storie di vita vera, no? E quando tornano in classe però soli 2 giorni dopo, Fatima e Maria hanno avuto 2 reazioni opposte, perché la prima mi ha detto: questo libro mi ha fatto molto male, mi ha ferito, è un libro troppo forte, l'ho finito solo perché me l'hai dato tu. E allora io gli chiedo: ma tu volevi una storia di una persona vera, sei una persona adulta, e comunque lì viene raccontata la storia di un uomo. L'altra al contrario era super entusiasta, però gli prometto, perché quel libro non l'avevo letto, avevo letto solo il retro di copertina. E perché Fatima fa: non puoi dare da leggere dei libri così senza averne conosciuto il contenuto. E dico: hai ragione, quindi adesso me lo leggo. Quindi mi leggo il libro e lo divoro in poche ore, e appena lo finisco invado il web, scopro che Tim è vivo, perché la prima cosa volevo capire se era uno scrittore vivente o no. Dopodiché comincio a scrivere a tutte le associazioni che su YouTube, perché ci sono vari video, so, e se dopo stasera volete andare a vederli, che l'avevano invitato per riuscire ad arrivare a un suo contatto. Avrò inviato una 50 di mail e non so come ho trovato la mail di sua moglie, quindi mi risponde Martin, perché il desiderio più grande, io nella mail gli dicevo: io questa storia così è una cosa inimmaginabile, io questo uomo e la sua famiglia la voglio conoscere, ditemi quando e noi partiamo e veniamo a Lourdes. Perché nel frattempo anche mio marito ha letto quel libro, anche che non legge mai o quasi, anche lui è rimasto sconvolto e ha detto: ci prendiamo 3 giorni, era estate, e lo andiamo a trovare a Lourdes, facciamo la vacanza della famiglia. Al che Martin mi risponde subito e mi dice: guarda, venite pure quando volete, ma non c'è bisogno che venite fin qua, perché il 14 di luglio siamo a Bergamo. Da lì ho iniziato a regalare il libro destra e sinistra, ho provato a tirarmi dietro tutti gli amici, e infatti a Bergamo doveva venire anche Franco, ho chiesto un po' di persone, poi alla fine sono riuscita a venire Don Vincenzo e la Federica, e siamo andati a conoscere Tim lì quella sera. E lì ha fatto un incontro come questo, abbiamo chiacchierato a cena e dopo averlo incontrato, il mio desiderio più grande è stato di farlo conoscere a voi.
cioè a voi, a tutti i miei amici, per cui questa mattina l'ho invitato prima di tutto in carcere, perché ci tenevo che i miei studenti con cui abbiamo fatto il lavoro lo potessero incontrare, anche perché avevano un milione di domande da fargli. E questa sera, per questo motivo, siete qua. Quindi è nato così. E io non vi svelo niente, cioè adesso lascerei subito la parola a Gianni, poi io e lui magari interverremo. L'idea questa sera è di fare proprio un dialogo, come abbiamo fatto anche a cena prima, e alla fine di lasciare spazio anche alle vostre domande. Forse tra qualcuno, tra il pubblico, ha letto il libro, quindi avrà già delle domande pronte, ma magari altre verranno a tutti sentendolo parlare. E vi volevo leggere solo il retro di copertina per introdurvi. Lo leggi tu? È l'unica cosa che avevo letto prima di darlo alle mie studentesse. Allora, sono sopravvissuto grazie a tre sogni: uscire dal riformatorio dove ero stato messo, diventare capobanda, uccidere mio padre. Sogni che ho realizzato tranne il terzo, per un pelo. Per anni è stata la fiamma della vendetta a darmi la forza di vivere. Abbandonato a 3 anni sulla strada dalla madre, inchiodato per 2 anni a un letto di ospedale, a causa delle botte ricevute dal padre. L'infanzia di Tim è un inferno di rabbia e di odio in un alternarsi di riformatori, famiglie affidatarie e istituti. A 12 anni comincia a vivere sulla strada e lì è una lotta quotidiana contro la fame, il freddo e i cattivi incontri. Poi il pugilato, grazie al quale riesce a emergere e acquistare un po' di rispettabilità, ma dentro di lui brucia l'odio e cresce il desiderio di vendetta contro il padre. Saranno l'incontro con un sacerdote e l'amore di una donna a cambiare radicalmente la sua vita. Un libro che contiene un grande messaggio di speranza e un forte richiamo alla forza dell'amore e del perdono. E quanti di voi hanno letto il libro? Alzate la mano. Ecco. Bene. No, questo è importante perché vi dico qual è la difficoltà di questo incontro. Poi cerchiamo di arrivare subito a sentire la voce di Tim, perché è lui il protagonista. Io faccio da spalla alla Rossana. E nella sua vita lui ha vissuto 2 o 3 vite. Nella sua vita, per cui se si mette a raccontare c'è da stare qui fino all'alba e anche di più, e per cui faremo delle domande, gli facciamo raccontare delle cose, però dovete leggere il libro. Tra l'altro è esaurito, è in ristampa. L'Alberta Zama, che è lì fuori con le sue arti magiche, è riuscito a trovare un po' di copie. Offro una pizza a chi non piace o chi non resta colpito da questo libro, sul serio. Quindi non deve restare neanche una copia lì, perché sono le ultime a disposizione per un po' di tempo. E partiamo, facciamo una cosa all'incontrario, partiamo proprio dal libro, perché ti deve essere costato lacrime e sangue scriverlo. E tu racconti che sei stato a scuola, nella scuola normale un'ora, e fino a 12 anni non hai parlato. Com'è che ti sei deciso a scrivere questo libro? Cosa è successo che te l'ha fatto scrivere? Innanzitutto grazie ad ognuno dei vostri cuori. E grazie a una persona che mi ha ascoltato in una trasmissione radiofonica. E che era anche lei inchiodata in un letto, che aveva avuto delle ustioni molto forti a causa di un incidente. Ascoltava regolarmente questa trasmissione radio perché le dava pace. Quindi mi ha scritto e mi ha detto: guarda, secondo me tu devi scrivere un libro. Vedo che hai una vita che potrebbe trasmettere del bene agli altri. E quindi mi sono detto: oddio, questa non sta bene, eh? Mi sono di vite come la mia, ma ce ne saranno tantissime. E allora gli ho scritto che non ero stato molto a scuola, che la mia libreria in realtà erano i sacchi dell'immondizia, che addirittura un barbone era stato il mio primo professore. Ma lei ha continuato, eh? Quindi ho comprato un quaderno, ho cominciato a scrivere, e sembra che sia anche una terapia quella di scrivere. Ma io a un certo punto ho anche avuto voglia di suicidarmi. Avevo quasi l'impressione
di ritrovare questo sapore di sangue nella bocca. L'odore dei posti dove ero stato chiuso quando ero piccolo, dei muri della cantina. E quindi io addirittura mi spostavo, mi voltavo mentre scrivevo e già alla terza pagina mi sono fermato. Però questa persona ha continuato e insisteva, per 8 anni l'ha fatto. E poi l'ottavo anno ho cominciato a scrivere. Ho comprato un quadernetto di 100 pagine, anche una penna normale, e ho cominciato a scrivere 10 pagine al giorno, 5 alla mattina, dalle 5 alle 7 e 5 la sera, dalle 10 fino al mattino, visto che io dormo molto poco. E in 3 mesi e 2 settimane ho scritto questo libro. Il mio editore voleva che qualcun altro lo scrivesse al mio posto. E quando ha visto il mio modo di scrivere, mi ha detto no, non bisogna neanche toccarlo. E all'inizio mi hanno detto sì, ci saranno 3 milioni di libri. E mi hanno detto, io mi sono detto, ma questi secondo me non stanno bene. E poi mi hanno detto 8.000. Ho pensato, no, ma non è possibile. E poi, il mio libro è diventato molto famoso grazie al passaparola. E addirittura il colmo è che l'unica persona alla quale io avrei voluto regalare il mio libro era questa signora, quella che all'inizio mi ha spinto a farlo. Gli ho dato proprio la copia numero 1. Gliel'ho inviato tramite posta, però è morta purtroppo il giorno stesso in cui il mio libro è stato pubblicato. Quindi non so, quando mi chiedono perché è funzionato così bene questo libro, io dico, ma penso che forse sia lei che rompe un po' le scatole al Big Boss. Dopo bisogna spiegare chi è il Big Boss per Tim Gennard. Sì, infatti io ho un amico disabile, handicappato, che è sulla sedia a rotelle. Lei riesce a scrivere bene il francese senza fare errori e lo fa direttamente sul computer. Dunque è proprio lei, la mia amica, che l'ha ritrascritto sul computer correggendo gli errori che avevo fatto io. Abbiamo sempre bisogno di qualcuno nella vita. La mia amica è handicappata, sì, però sa scrivere bene in francese. All'apparenza io non sono handicappato, però sono molto handicappato quando scrivo in francese. Ecco, un po' questo. Facciamo una cosa all'incontrario. Partiamo da adesso, prima di ricostruire un po' la tua vita fino all'infanzia, che Rossana ha accennato leggendo il retro copertina. Tu sei a 7 chilometri da Lourdes con la tua famiglia. Dici che cosa fai a Lourdes oggi con la tua famiglia. Beh, intanto sono sposato con una donna fantastica, ho 4 figli e un figlio in cielo ormai. Quando dormivo nei garage delle biciclette, o quando dormivo direttamente nella neve, per terra, facevo dei sogni. Mi dicevo, se un giorno mai avrò una bella vita, vorrei avere una casa in cui poter accogliere
e farò delle camere, delle stanze per coloro che una stanza non ce l'hanno. La mia moglie ha detto sì, va bene a questo progetto. E poi l'ho chiesto anche ai miei figli, crescendo, se per loro andava bene. E loro hanno voluto condividere questo progetto di mamma e papà. Quindi io avevo detto inizialmente al Big Boss, accoglierò una persona alla volta. Ma probabilmente il Big Boss non sa contare bene. E mi ha mandato tante persone. Io pensavo di accogliere persone che venivano dal mio ambiente e il Big Boss invece mi ha portato persone di tutte le estrazioni, di tutte le provenienze, anche di altri paesi. E la sofferenza è come una corrente d'aria, passa da porta a porta. Semplicemente abbiamo osato e avuto la capacità di vivere in una casa. Forse adesso riderete, eh? Ma sapete chi è il capo della casa? È la Madonna. E noi siamo i portinai. Accolgo molte persone quando sono ancora troppo ferite per credere in Dio, ma è proprio il Big Boss che me le manda. E tutte queste persone ripartono con il Big Boss nel loro cuore. Non certamente perché io parlo loro di Dio, ma perché come all'arca impariamo a vivere e a convivere con le differenze. Impariamo a cercare quelle piccole meraviglie che ci vivono accanto. E tutto questo è possibile perché siamo tutti insieme. Facciamo allora un tuffo indietro nella parte sofferente. Tu adesso dici che fai quello che fai per il Big Boss, però nel libro per molto tempo nella tua vita il motore è stato l'odio, ti ha tenuto in vita l'odio. Allora raccontaci un po' da dove saltava fuori che l'odio e poi dopo ti chiediamo che cos'è che ha sconfitto l'odio. Beh, nel periodo in cui sono stato in ospedale per circa 3 anni, io non avevo nessuno che veniva a farmi visita e quindi guardavo molto quelli invece che avevano delle visite, li ho ascoltati soprattutto. Ed è lì che ho cominciato a capire che alcune persone parlavano con dei suoni cadenzati, quando venivano toccati così come delle piste di atterraggio, no? Delicatamente, mentre io invece ero abituato a ricevere degli schiaffi. E che queste persone venivano guardate negli occhi in maniera tenera. Quindi diciamo che per 3 anni sono stato dietro a una vetrina d'amore. Ed è grazie ad un pezzo di carta da regalo che un giorno ho recuperato un po'. Per 2 anni e mezzo l'ho tenuto nascosto nel bagno, perché c'era un orsacchiotto che faceva questo piccolo gesto. E io avevo l'impressione che mi dicesse buongiorno proprio quando andavo io in bagno. E poi quando ho lasciato il bagno ho preso questo foglio e avevo quasi l'impressione che ancora mi dicesse buonasera. Ora, i medici mi si chiedevano come mai avessi tanta volontà, visto che ogni volta mi vedevano un po' caduto. Io non ho mai detto il mio segreto. Il mio segreto era l'odio. Ma nello stesso giorno vivevo anche un paradosso.
sognavo che mio padre e mia madre entrassero in una lavatrice e poi che uscissero da lì belli puliti. Le persone normali lavano i loro vestiti, no? Ecco, io avevo voglia di lavare i miei genitori. E poi un giorno non ho più avuto voglia di questa lavatrice, ecco. E il mio carburante ha cominciato a essere proprio questo odio. Ecco perché ero un ammalato che non si lamentava mai. Era un carburante un po' forte, eh? Non conoscevo Dio. Coloro che hanno delle famiglie si attaccano alle loro famiglie. Chi conosce Dio può avvicinarsi e legarsi sempre più a Dio. Ma chi non ha niente sarà felice quando ha dentro dell'odio. E a questo può attaccarsi. Non si suiciderà. Quanto è durato questo odio, Tim? Per quanto tempo? Quanto è durato l'odio? Per quanto tempo ti ha accompagnato? E se è difficile? Ah, per molto tempo. Molto tempo, sì. Fino a 18 anni non mi ha assolutamente lasciato. Ma ringrazio il Big Boss. Non lo conoscevo. Ma lui sì, lui mi conosceva. Non ho conosciuto Dio in un libro. L'ho conosciuto quasi senza accorgermene. E se scrivo dei libri oggi è grazie a un signore che si chiamava Léon. Era un barbone. Recuperava dei giornali e poi me li leggeva ad alta voce. E io lo guardavo. Lo guardavo e lo ascoltavo. E un giorno gli ho detto: ma che cos'è questa specie di forca strana? E lui mi ha detto: ma questa è una Y. E vuoi sapere perché volevo sapere questa cosa? Perché quando ero bambino e vedevo questo bambino che giocava con il padre e la madre e vinceva, quando attraversava la porta faceva un abbraccio con suo padre e sua madre, e il bambino che non vinceva invece li guardava, vedeva che la porta si apriva e vedeva tutto uno spettacolo. La prima lettera che ho imparato non è stata la è stata la Y. E poi volevo sapere chi abitava a destra e a sinistra della Y. E poi sei mesi dopo, con tutto questo alfabeto disordinato che avevo nella testa, comunque sapevo leggere. La prima cosa che ho imparato a leggere in un altro posto che non fosse più un bidone dell'immondizia è stato deratizzazione. E dopo ho scelto dei garage a bicicletta derattizzati. Ho cambiato standing. E poi un giorno mi sono ammalato con dell'acqua. Mi sono avvelenato. Poi il giorno che invece ho imparato a leggere ho visto che c'era scritto acqua potabile o non potabile. Il signor Léon, quasi senza saperlo, mi ha fatto un regalo enorme. Tutti i giorni andavo a trovare questo signore
e ogni giorno mi dava un obiettivo, il fatto di andarlo a visitare. E poi pungolava la mia curiosità. E un giorno, mentre lo stavo salutando, ho trovato un libro che era abbandonato così su un bidone dell'immondizia, in questo modo, riverso, a cavallo sul bidone. Allora io ho preso questo libro. Mi sono messo sotto la luce di un lampione e ho cominciato a leggere questo libro. L'ho letto 3 volte. Che libro era, Tim? E quel giorno ho scoperto un grande fratello. Si chiamava Jean Valjean. E quel giorno mi sono detto, bah, anch'io sono normale. Un bidone non è solo una libreria, è anche una farmacia. Il giorno in cui sai leggere, puoi mettere dell'anestetico sulla tua sofferenza. Ecco perché ho inventato dei metodi per insegnare a leggere alle persone che soffrono. È il mio modo di dire grazie al signore Leon. Dopo entrerà in scena anche Rossane, se vuole. Quindi il Big Boss, pian pianino, è arrivato. Big Boss è Dio, è Gesù, è arrivato nella tua vita con degli incontri. Monsieur Leon, il clochard del primo, ma questa tua galleria di incontri, di persone che ti hanno portato poi a cambiare la vita, sono tante. Raccontaci quelle altre. Monsieur Leon è il primo, nella tua galleria, poi chi c'è dopo, nella tua galleria di incontri? Il buon poliziotto. C'è stato un bravo poliziotto, una persona molto buona, quella che mi ha arrestato. Perché per 3 anni ho fatto correre parecchio i poliziotti. E poi un giorno non ce l'ho fatta, non ho potuto correre. E alla fine ho conosciuto questi 2 poliziotti che erano 2 brave persone. Avevo in quel momento 2 autisti tutti per me, che mi hanno portato nel mio primo tribunale. Allora, quel giorno speravo di essere anch'io un bambino che avesse una seconda occasione, diciamo. Volevo restare con questo poliziotto buono. Però poi sono ritornato così nelle mani della giustizia. E 2 anni dopo sono tornato a vivere in strada. E in strada si vedono delle cose che alle volte sono molto forti. Quindi c'è stato un momento in cui ho desiderato anche andare all'altro mondo. E poi, quando ho avuto questo pensiero di andare all'altro mondo, mi sono ricordato degli occhi di questo poliziotto buono. E se oggi sono vivo è perché lui aveva questo sguardo carino, buono. E me ne sono ricordato un giorno in cui non ero più capace di guardare. Quest'uomo, sì, è stato un regalo del Big Boss. Ci sono dei poliziotti che possono salvare delle vite. Delle volte forse non lo sanno neanche, ma io non l'ho dimenticato ed è stato un regalo del Big Boss. Ho avuto un incontro con dei giudici, 6 giudici dello Stato francese. Ero un uccello migratore che vagava tra le stanze della giustizia. E un giorno ho sentito parlare così che c'era un giudice donna che era molto brava, buona. Quindi ho voluto incontrarla. E là, quel giorno, mi sono salvato dalla prigione. Proprio perché sono andato a incontrare questo giudice donna. E questo giudice mi ha considerato.
mi ha proposto un lavoro. Oggi sono scultore, tagliapietre, e lo devo a lei. Ha detto anche una volta al telefono, l'ho sentita, che io ero un bravo ragazzo. Quindi lì mi sono girato, io mi sono guardato attorno se c'era, per vedere se c'era qualcuno dietro. E non mi sono mai dimenticato quel giorno. Sapete perché io volevo vincere nella vita? Perché si dice che il 70% dei bambini che hanno subito violenze rifaranno queste violenze sui loro figli. Che coloro che hanno avuto genitori separati riproducono questo modello di separazione. Che un alcolizzato riproduce di nuovo questo modello. E che anche i bambini violentati violenteranno o diventeranno omosessuali. All'inizio è molto difficile vivere quando sei dalla parte sbagliata della barriera. Pensi che il futuro sia come una specie di campo pieno di mine. Ma grazie alle mie dita e al mio DNA, quando non stavo bene, io mi tiravo uno dei capelli, lo guardavo e gli parlavo. Gli dicevo: guarda che le dita che ti stanno tenendo sono uniche. E anche tu hai un DNA unico. Che anche il mio corpo è unico. Il mio cervello, la mia testa, il mio cuore, il mio futuro erano unici. Quindi mi dicevo: sì, si possono riprodurre delle scarpe, dei vestiti, delle banconote. Ma Tim, no. Ed è per questo che volevo vincere e riuscire nella vita. Le persone normali si battono, lottano per i loro genitori. Ecco perché vediamo tutti i campioni che dicono: una volta vinta la gara, grazie mamma, grazie papà. Io sono un ladro. Io ho rubato una madre a qualcuno a cui non ho mai detto mamma. Ma ho dato poi la mia parola. Gli ho detto: tra 3 anni ti regalerò il mio diploma. E 3 anni dopo, infatti, gli ho regalato il mio diploma. Urlando sotto le finestre del Palazzo di Giustizia, perché non ti facevano entrare 3 anni dopo, vero? Dopo lui è andato a far vedere il diploma al giudice, questo giudice donna straordinario, e ha dovuto urlare sotto le finestre per farsi aprire. Però ti volevo chiedere, Tim, questo giudice donna che ha colpito tutti, credo, quelli che hanno letto il libro, ha letto il tuo libro, ha avuto la possibilità di leggere il tuo libro? Anche lei dal Big Boss. No, non ha potuto leggerlo, era già dal Big Boss. Però quando è andata in pensione, alcuni anni prima che io scrivessi il libro, regolarmente, guarda, andavo a dirle buongiorno, andavo a trovarla al tribunale. E poi quando è andata in pensione non ha più voluto darmi il suo indirizzo. Quindi ho fatto lo sciopero della fame, mi sono messo là davanti al tribunale, mi hanno anche filmato alla televisione regionale, il giudice mi ha visto ed è proprio lei che mi aveva portato a casa sua. Lo so, è quella mia parte eccessiva. Lei me l'aveva detto che dovevo scrivere un libro. E 3-4 anni, e 3-4 anni fa, sa nièce, è juge.
sua nipote, che è giudice anche lei, e non è sposata nemmeno lei, ed è giudice nella regione proprio vicino alla mia, mi ha contattata. Quindi, come posso dire, vedo un legame familiare che continua. È sempre un regalo del Big Boss. Allora, Monsieur Léon, il giudice, dopo chi altri? Perché ce ne sono molti altri. Il poliziotto, dimenticavo che è poliziotto, il giudice. Quando arriva Martin? Beh, ce ne sono degli altri. Padre non è arrivata subito. Avevo un amico credente. Quando mi ha parlato di Dio, io ho pensato, mi sa che questo ha fumato un po' troppo. Mi diceva, guarda, prego per te. E io gli rispondevo, ma io non ho sentito niente. Però tutte le settimane io continuavo a chiedergli, lo hai pregato per me? Ed è stato questo l'intrigo che io ho trovato in questo ragazzo, perché era diverso. Tutti gli dicevano che non doveva stare con dei ragazzi come noi, ma lui osava frequentare dei ragazzi come noi. E tutti mi chiedevano come mai passassi tanto tempo con questo ragazzo. Era un ragazzo di buona famiglia. E tutti i miei amici mi dicevano, ma cosa fate tutto il tempo insieme? Allora io guardavo queste persone negli occhi e dicevo a tutti, rispondevo, rispettalo. E dicevo, guardate, è la mia biblioteca. Perché era stato alla scuola materna, era stato alla scuola elementare, alle scuole medie, al liceo e anche all'università. Tomo 1, 2, 3, 4 e 5, tutti insieme. Google non esisteva all'epoca e io avevo il mio Google personale, che sapeva delle cose che io non sapevo. E conosceva tante cose, sulle le cose di Dio. E un giorno gli ho chiesto, cosa hai fatto questo weekend? E mi ha detto, ho lavorato all'Arca. E io ho detto, dove? Dov'è che hai lavorato? Cos'è? Io non capivo, gli ho chiesto, ma perché hai fatto questo? E hai guadagnato molto? E mi ha detto, no, io ho lavorato gratis. E mi sono detto, sì, è vero, fuma troppo. E io ho pensato, ma questo dice delle sciocchezze. Quindi niente, sono andato a vedere la casa dell'Arca. Ed è lì, ed è così che ho incontrato queste persone, Philippe, Jacqueline. Sophie. E le persone dicevano che erano degli handicappati e a me dava un po' fastidio la loro sofferenza. Non ho mai abbassato lo sguardo davanti alle persone, però davanti a Jacqueline, quando mi ha accolto, ho abbassato lo sguardo, sì. E lei mi ha chiesto 3 volte come mi chiamavo. E Jean-Marie aveva detto che io ero il suo amico. Poi è arrivato un ragazzo che si chiamava Philippe. E mi si è avvicinato, è venuto da me. E mi faceva così. Come ti chiami? E mi guardava così da vicino, mi faceva queste carezze sulla testa. E gli ho detto il mio nome. Ma mi guardava un po' così, mi ha messo la mano sul cuore
e mi ha detto: ah, però sei carino tu. E poi mi ha preso a braccetto e mi ha detto: dai, vieni a mangiare con noi. Allora mi hanno messo a tavola, ha preso un pomodoro farcito e senza niente, niente coltello, forchetta, niente, con la mano ha preso il pomodoro e io ho visto il viaggio di un pomodoro farcito e poi ne ha preso un altro, ha stretto il pomodoro e il pomodoro è caduto sul piatto. Allora, se volete invitarmi a pranzo, da quel giorno adoro i pomodori. E poi alla fine del pranzo è venuto da me, mi ha messo la testa vicino alla mia, così, e mi ha detto: dai, vieni stasera con me al cinema. E sai perché gli ho risposto sì? Lui mi ha detto: vieni a vedere Gesù, e io ho risposto sì, perché pensavo, siccome avevo un amico portoghese che si chiamava Gesù, che saremmo andati a vedere lui. Io pensavo che saremmo andati a trovare questo ragazzo portoghese. E se oggi sono cristiano della Chiesa di Roma è a causa di Filippo. Ed è grazie a lui che ho incontrato il mondo dell'arca, padre Thomas, Jean Vanier, e sono anche le prime persone che mi sono sembrate normali. Questo ragazzo poi io l'ho rincontrato 3 mesi dopo. Il m'ha appelé par mon prénom. E mi ha chiamato col mio nome. Mi aveva visto solo una volta nella sua vita. E mi ha detto: oh, ieri era la tua festa. Ma io non sapevo che avevo una festa. Ma lui conosceva la mia festa. Conosceva il mio onomastico e da lì ho cominciato ad andare da loro regolarmente, a fare delle visite con una cadenza regolare. Ti interrompo un attimo perché avete capito che ci sono molte cose ancora da dire, vogliamo sapere di Martin, della famiglia, molte cose, però volevo dire che chi vuole può già alzare la mano e fare delle domande, se vuole fare delle domande. Ci sono due ragazze, due colleghi, due assistenti che hanno un microfono, il gelato, no? Come si chiama, quindi se volete alzare la mano e fare delle domande volentieri. Voglio farti una domanda, un attimino interrompere la tua narrazione, una domanda che mi è venuta in mente sentendoti. Ci sono molti Tingenard in giro in Francia per il mondo, cioè con storie così difficili come la tua, ma anche che poi si sono potuti salvare, riscattare, o tu sei un caso fortunato? E se sei un caso fortunato per tutti quegli altri che invece non sono Tingenard come te, che cosa bisognerebbe fare? Che cosa si potrebbe fare? Ma intanto ci sono molti esseri umani sulla Terra. E ognuno è unico. Tu come ti chiami? Il tuo nome? Gianni, tu sei unico. E le persone che vivono nella sofferenza, anche loro sono davvero uniche. Di Tim Guénard ce n'è uno. Ma Tim Guénard ha voglia, non vede l'ora di essere il fratello di tanti altri. Di persone che soffrono non ce ne sono solo in Francia, ce ne sono dappertutto nel mondo. Ma molte persone mi scrivono per ringraziarmi, perché dicono che la mia vita ha cambiato la loro vita. Ma non è colpa mia, E quando mi dicono è grazie al suo libro, io dico no, è grazie al Big Boss.
Non so quale linea, quale pagina abbia cambiato la tua vita, ma gli dico subito che sono orgoglioso. Sono fiero e orgoglioso di averli incontrati e che voglio essere il loro supporter. Prego anche un po' di nascosto per tutti coloro che vivono sofferenze. Spero che abbiano la fortuna di essere visitati da bei incontri. Una persona che rimane da sola, sola con la propria sofferenza, è qualcosa di troppo pesante. La sofferenza è come l'aria condizionata in una stanza. Se non rinnovi l'aria, quest'aria prende molti microbi. Bisogna prendere sempre dell'aria nuova dall'esterno. E quindi dico a tutti le mie sorelle e i miei fratelli che soffrono, mi raccomando, soprattutto non rimanete soli, uscite fuori e andate nelle case dove vedete che c'è della felicità e lasciatevi distrarre dalla felicità degli altri. La sofferenza è come la povertà. I poveri si avvicinano e guardano le vetrine. Vi ricordate quel balletto alla Michael Jackson? Fanno così perché non conoscono bene il prezzo di quello che vedono nelle vetrine. Però il giorno in cui possono entrare in un negozio, sono belli contenti, ci vanno col sorriso. Ecco, il gusto della vita è questo. Se tu rimani nella tua camera o sempre davanti al computer, non puoi avere dei progetti o delle ambizioni. E quindi a tutte le mie sorelle, ai miei fratelli che eventualmente mi assomigliano, io cerco di condividere con loro dei piccoli segreti. Tim Gennar n'a pas inventé la vie. Certamente non è Tim Gennar che ha inventato la vita. Ma ho incontrato delle persone che hanno vécu la vie. Però ho incontrato persone che sì, che hanno vissuto la vita, che erano più anziani di me. Io li ho ascoltati in un periodo dove io non ero capace di esprimermi e ascoltandoli mi dicevo: ah, mi piacerebbe tanto assomigliare loro. Oggi penso che molti di gente, oggi penso che forse per molte persone posso essere qualcuno che possa creare un'ispirazione. Delle volte incontro delle persone che non riescono ad avere figli perché hanno paura della riproduzione, quindi io vado da loro e je leur dis qu'ils sont uniques. Gli spiego, gli dico che sono unici e che saranno dei papà e delle mamme molto bravi e che innoveranno e che mi piacerebbe tanto diventare il padrino dei loro figli. Ecco, ci vuole un po' di immaginazione per tendere la mano verso gli altri. Qui bisogna studiare il francese. Dobbiamo studiare il francese. Okay? No, adesso questa faccenda della famiglia ci interessa molto, anche perché ti dirò, proprio questa settimana mi è capitato vicende di amici, di genitori quasi disperati. Un mio amico voleva quasi suicidarsi per la fatica, i fallimenti col figlio, un altro depresso, e quindi la tua vicenda familiare ci interessa molto. Per questo ti volevo chiedere di Martin, un'amica qui presente, mamma, ha detto: ma se mi avessero presentato a 20 anni un ragazzo come Tim Gennar,
tu a 20 anni, non so se l'avrei accettato in famiglia. La famiglia di Martin, di tua moglie, quella che diventa tua moglie, ti accetta. C'è qualche segreto? Era una famiglia speciale? Com'è andata? Dopo ti chiedo delle altre cose, però sono famiglia, potete alzare le mani. Avete già visto La Bella e la Bestia? Ecco, siamo io e mia moglie. Mia moglie ha un bel pedigree, è carina. Viene da un'antica famiglia francese. Una famiglia che ama Dio e che cerca di non dire mai cose brutte sugli altri. Sono delle belle persone, sì. Allora, siccome mia moglie voleva sposarsi con me, io gliel'ho detto, per me sei matta. Guarda, non si possono mescolare pere e mele così. Un principe che va, una principessa e un pastore. Una principessa e un pastore, insomma. Allora ho detto a mia moglie, adesso noi preghiamo per 9 mesi per la tua famiglia. E dopo 9 mesi, come diciamo premio, andremo a trovare la tua famiglia. Se il Big Boss lo vuole. E quindi per 9 mesi, una volta alla settimana, abbiamo fatto un pellegrinaggio. Attraversavamo Parigi a piedi. E la sera arrivavamo sempre a piedi al Sacré-Cœur a Parigi. E poi il 9° mese ho bussato alla porta della mia futura famiglia, dei miei nuovi genitori. Mio suocero mi ha aperto subito le braccia e mi ha detto che io ero un regalo di suo figlio che ormai era in cielo, e ha detto agli altri suoi figli: ecco qui il vostro nuovo fratello. Mia suocera ha avuto una reazione un po' diversa. Si è seduta sulla poltrona, si è proprio tuffata un po' dentro come se si stesse preparando a partire per un viaggio in aereo, e ha detto un po' alzando le mani: beh, è solo vivendo che vedremo come andrà. Mia suocera, considerate, aveva sempre vissuto in un ambiente in cui si stava molto bene, molto agiato, fin dalla sua infanzia. E lei diceva: mi sembra che in questo ambiente ci siano già un po' di problemi, perché dobbiamo aggiungerne altri? E quindi con mia suocera diciamo che l'inizio è stato un po' delicato. Poi, alla fine della sua vita, il nostro amore è andato sempre crescendo. Sì, sì, ho avuto tanta fortuna. Avevo un suocero che era anche un amico, che era un padre. E poi dopo, invece, sono entrato un po' in collera con il Big Boss. Perché me l'ha tolto un po' presto. E poi, siccome anche mia suocera ha voluto raggiungerlo, sono andato a trovare Giovanni Paolo II a Roma e gli ho detto: ah, adesso voglio fare un colpaccio a mia suocera. Voglio passare sotto la porta santa
per chiedere che appunto si tengano mia suocera un po' più di tempo. O per tutta la famiglia profittella. Affinché tutta la famiglia possa godersela. Quando sono rentrée da Roma, mia belle-mère mi ha detto: Vous avez vu le Saint-Père? E quando sono tornato da Roma, mia suocera mi ha chiesto: Allora hai fatto visita al Papa? Ho detto: Sì, sì. Vous avez fait un sale coup. E è stato un'emozione, no? On est passé à deux sous la porte. Sì, sì, siamo passati in due, io e lui, sotto la porta. E mia suocera è vissuta 8 anni in più. Quand elle n'avait plus ses yeux, quando non poteva più vedere coi suoi occhi. Qu'elle pensait qu'elle était inutile. E forse perché pensava che oramai fosse inutile. Je disais, mamie, vous êtes une belle présence. Io le dicevo sempre: Ma no, mammina, lei è proprio una bella presenza qui con noi. J'accueille des jeunes en difficulté. Accolgo delle persone in difficoltà a casa nostra. C'è un giovanotto al quale, quando gli abbiamo chiesto chi è la nonnina per lui, lui ha detto: sono delle orecchie d'oro, perché lei sapeva davvero ascoltare. E quindi ringrazio il Big Boss. Lo ringrazio per avermi dato una famiglia così. I genitori di mia moglie non hanno mai detto niente per il fatto che magari dei giorni arrivavamo in ritardo o per le scelte fatte. Ogni volta che mi vedevano erano contenti, grati. Oggi che sono padre anch'io, prendo esempio, spunto da questa bella famiglia. E anch'io sono grato, contento quando vedo i miei figli. Ma non gli dico che mi sono mancati. Abbiamo tutti bisogno di esempi. Ecco, io sono un ladro. Parliamo però allora della tua famiglia. Perché nel libro racconti, arrivi a tuo babbo, arrivi a tua mamma, anzi, una delle ultime pagine è tu rincontri tua madre che ti aveva abbandonato praticamente infante. Il libro l'hai scritto 16 anni fa, mi pare, e non finisce bene con tua mamma nel libro, perché tua mamma, come dire, non ti accetta, mentre con tuo padre poi alla fine hai superato l'odio e succede qualcosa, adesso casomai ce lo racconti tu per chi non lo sa. Ma dopo che hai scritto il libro, dopo che hai raccontato l'incontro con tua madre che ti aveva abbandonato, è successo qualcos'altro dopo con tua mamma? No, in realtà sono io che ho poi ricercato di nuovo mia madre. Mi ha abbandonato lei, però poi sono io che sono andato a ricercarla. E quando l'ho ritrovata non era pronta. Io ho pensato che fosse colpa mia. Ho pensato che avesse detto il contrario di quello che pensava perché non aveva avuto il tempo di prepararsi. E quindi sono andato a trovarla una seconda volta, però prima ho fatto questa scrittura. Ed era reale. Avevo mantenuto sempre l'idea di mia madre così, nella mia testa, per tutta la mia vita. Per sopravvivere all'inferno bisogna comunque mantenere qualcosa di pulito. E quel giorno diciamo che la morte per me è stata una grande tentazione. Ho rifiutato il primo abbandono, però ero obbligato di accettare questo secondo. Ed è stata la prima volta in cui ho pensato che potevo cominciare a parlarne alla mia nuova famiglia. Il
padre di mia moglie vedeva che c'era qualcosa che non andava. E mi ha detto, ma perché non ce ne hai parlato prima? Non ce la facevo. E ciò che mi ha fatto bene è stato proprio l'amore di mia moglie verso di me e verso i miei nostri bambini. Io spesso guardavo mia moglie mentre faceva le cose più semplici. Guardavo come si comportava con i nostri figli e ogni volta mi dicevo, ecco, questa è una mamma. Io forse personalmente non saprò mai che cos'è su di me, però una piccola parte del mio sangue scorre nelle vene del sangue dei miei figli. E quello che loro hanno ricevuto ha guarito anche la mia ferita. Oggi amo mia madre ancora più di prima. Ed è grazie al mio rosario. Tutti i giorni faccio il mio rosario. E a forza di ripeterlo, sono innamorato dei primi 10. Mia madre ha detto sì alla vita come ha fatto la Vergine, come tutte le mamme del mondo. Sì, ho dovuto aspettare 51 anni per scoprirlo. Un giornalista una volta mi ha anche preso in giro. Mi ha detto, lei scrive e poi ringrazia sua madre, in particolare nel secondo libro. Lei vi ha abbandonato e poi lei la ringrazia? Dico, ma sa, mia madre ha un punto in comune con la sua. Sì, sì, nessun pericolo. Ha un punto in comune con la madre del Big Boss. E quindi lì, insomma, non sapeva più cosa fare. E mi ha detto, ma insomma, ma come fa lei a trovare sempre questa forza per rialzarsi e per rispondere? E là ho tirato fuori il mio rosario e 4 volte al giorno lo dico. E mi ha detto, ma questa cosa qua è una cosa che fanno le vecchiette. Lei ripete sempre la stessa litania. Allora io mi sono avvicinato al giornalista, ho messo la mano, l'ho appoggiata dolcemente sul suo cuore e insieme al rosario gli ho detto, hai 37 anni. Era un po' sorpreso, Ho spostato la mia mano e al contempo il suo cuore e gli ho detto, guarda, vedi, è 37 anni che batte, che si ripete proprio come fa una vecchietta. Poi ho dato una carezza sul suo cuore e gli ho detto, grazie al tuo cuore che si ripete. E il mio rosario è diventato il mio respiro cristiano. A forza di ripeterlo ha trattenuto le mie angosce e la mia violenza. Ci stiamo avvicinando un po' alla conclusione e avremo tante cose da chiedere. Scusa, abbiamo dimenticato di dire che ci doveva essere Martine, sua moglie, qui con noi, che così ci avrebbe confermato o meno se ha detto la verità. Però si è fatta male, non gravemente, altrimenti sarebbe stata qui con noi Martine e avremmo potuto anche chiacchierare con lei. Lasci deve andare. Ne approfittiamo di questa pausa. Vi abbiamo detto della moglie e non vi abbiamo spiegato il perché della canzone all'inizio. La chiave è nella frase finale della canzone di De André. Dai diamanti non nasce nulla, dall'etame nascono i fior.
ma c'è un nesso con Tim in questa canzone, perché lui, tra le tantissime cose che potrebbe raccontarci, intanto che saluta gli amici dell'Arca, ama molto raccontare una parabola che lui chiama la parabola, il racconto del letame. Perché? Perché dal letame nascono i fiori. Per questo è stata fatta la canzone all'inizio, ve lo spieghiamo adesso, se non l'avevate afferrato. Però vedo che alcuni che avevano capito, ovviamente, non era complicata la questione. E diceva, il boss, non il big boss, il boss qui, il boss locale, ha detto ancora, abbiamo ancora un 10 minuti di margine, quindi veramente se qualcuno vuole fare una domanda non si faccia scrupoli, avete visto che siamo in famiglia. Io avrei molte cose da chiedere, abbiamo avuto la possibilità di cenare con Tim. Ti chiedo una cosa che per i giovani forse è interessante. Non ami parlare del fatto che sei stato un campione di pugilato, perché lui è stato campione di pugilato in Francia. Perché non ami parlare del pugilato o del fatto che sei stato campione? Ma prima di tutto perché io ho fatto box perché volevo uccidere mio padre. Immaginavo sempre di avere mio padre davanti. Per molte persone io ero quel campione della box. Ma il mio match più grande non è mai stato quello fatto sul ring. Il mio match più importante per me è stato quello di imparare a rispettare le altre persone. Ad esempio, rispettare mia moglie, i miei bambini. E questo è molto più difficile e duro della box. Nella box puoi prenderti anche delle giornate di riposo per far riposare il tuo corpo dolorante. Nell'amore devi essere vigile, vigile sempre, 24 ore su 24. Soprattutto quando sei un uomo un po' storto e complesso come me. Allora, la mia più grande sfida è stata quella di dire a mia moglie e ai miei figli: quando mi vedete che sto bene, ditemelo per favore ad alta voce. Così potrò continuare a fare delle cose fatte bene. E quando invece non mi comporto bene, vi do il permesso di dirmi subito che così non va. E quindi così non sarà un gioco assistenziale per papà che non si sta comportando bene. Perché io mi sono detto, ma magari l'amore è come un mobile Ikea. Bisogna darsi le istruzioni, bisogna parlarsi e poi concretizzare con degli atti. Ecco, per me quello è stato il vero match. Pugile lo sono stato tanto tempo fa. Adesso sono ancora un pugile. Ma non lo faccio più con i pugni, lo faccio con la mia testa e col mio cuore. E la mia più grande sfida resta comunque quello della lotta contro i miei difetti. Ecco, è per questo che non ho quindi bisogno di parlare di ciò che ormai fa parte del mio passato. Se fossi stato un bambino normale non sarei stato mai un pugile. Forse avrei giocato a golf, chissà, o a tennis. Avrei tante cose da chiedere. Ti faccio la domandona finale. Poi dopo se Rossana vuole dire qualcosa, poi degli avvisi anche. Ripeto, vedo che nessuno... Faccio la domandona difficile. Dovrei chiederti del cane, ma lo chiederete voi dopo, vi spieghiamo noi il cane, si è portato un cane da Lourdes, c'è tutto. Dovremmo chiedergli come è andata in carcere oggi, vorremmo chiederti come è andata in carcere, come te la cavi con la gente che ha fede diversa, casomai in carcere hai incontrato dei musulmani, tu sei cristiano, avremo molte cose ancora da farci raccontare, ma ti faccio questa domandona che è legata un po' anche al titolo del tuo libro, Più forte dell'odio. E se penso a quello che è successo, che sta succedendo nel mondo, per esempio in Francia, no? Molto in Francia,
Verrebbe da dire, guardando questo mondo, che in realtà sta vincendo l'odio, non vince l'amore. Nella tua vita ha vinto l'amore, però nel mondo non sembra che stia vincendo l'amore. Cosa può vincere? Può bastare questo per vincere l'odio? Aggiungo un dettaglio, nel dove lavoro io, non ve lo sto a spiegare, abbiamo messo in un sito internet una frase di Madre Teresa, perché è stata fatta santa. Tra l'altro, scusate una parentesi, lui era in giro per Roma, ha incontrato Madre Teresa, l'ha portata in giro per Roma senza sapere che era Madre Teresa. Chi ha letto il libro lo sa, no? Bellissimo. Scusa, mi aggiungo, perché molti che hanno letto il libro non credono a quello che c'è scritto, esatto. Ma anche i suoi amici, per fortuna, ha le fotografie. Quindi quando è tornato in Francia ha potuto far vedere che era veramente con lei, perché noi siamo un po' così, se leggerete il libro vi chiedete, ma sì, non sì. È possibile. Molti ci hanno chiesto se il libro è vero, in effetti. È vero, e invece ci sono le foto. Comunque, cito l'episodio per tornare alla domanda, se non si sta vincendo l'odio in realtà, però dicevo, la frase di Madre Teresa era che l'umiltà ci avvicina a Dio, e in questo sito internet è scattato un dibattito di gente che diceva, ma... Non è contro l'umanità, l'umiltà che avvicina a Dio, era un attacco a Madre Teresa dicendo che non serve a guarire l'umanità, anzi tiene la gente nella sua povertà, questa idea. E lo dicevo per fare un esempio, che c'è chi pensa che in realtà ci voglia altro, che quello che tu fai nella tua casa d'accoglienza lì, oppure quello che fa l'Arsh, o quello che fanno tanti per chi ha bisogno, non serve a vincere la battaglia, che bisognerebbe fare altro. Tu ti sentiresti di rispondere a questo, cioè non vince l'odio. Veramente non vince l'odio? Ti senti di rispondere? Beh, nel mio paese c'è molta violenza. Non tanto tempo fa ho percorso quasi 900 km in auto per arrivare in una città vicino a Parigi, dove un ragazzo era stato ucciso. Tutti i suoi fratelli sono andati in prigione tranne lui. Era un ragazzo a posto, era musulmano, arabo, però un ragazzo a posto. E uno dei suoi fratelli sognava, si aspettava proprio che io potessi arrivare per calmare un po' gli animi nel quartiere. Quindi niente, io sono andato là, sono arrivato nel quartiere, non conoscevo nessuno. Quindi niente, praticamente ho cominciato a fissare quello che secondo me aveva la faccia un po' più da persona difficile. Gli ho dato le chiavi della mia auto e gli ho detto, dai, secondo me posso anche avere fiducia in te, tieni le chiavi della mia auto, io vado là in fondo. A che piano è? E sono andato a trovare un padre e una madre al quali avevano ucciso il figlio, e salendo gli scalini di questo palazzo mi chiedevo, e adesso cosa dico a queste due persone? Mi sono trovato che stavo bussando alla porta e ancora non sapevo che cosa avrei detto loro. Ci sono andato là in veste da pugile, con il coraggio. La porta si è aperta e mi sono trovato davanti alla madre. Gli ho detto, mi chiamo Tim, sono venuto a dire buongiorno al tuo cuore di madre. Il padre è arrivato e gli ho detto, sono venuto a dire buongiorno al tuo cuore di padre. Mi hanno invitato a entrare in casa, tutti i bambini sono arrivati, la madre soffriva molto. Gli ho parlato di una madre che aveva perso l'unico figlio che aveva e le ho detto è l'unica che può capire la sofferenza che ha in questo momento. Ho preso la mano di suo marito e l'ho messa così sulla pancia della moglie. Gli ho detto, hai il cuore, hai la pancia e lo stomaco feriti.
tutti i bambini mi guardavano. Loro mi avevano chiamato per portare calma nel quartiere. Quindi sono uscito con tutti i bambini. Abbiamo camminato insieme nelle strade del quartiere. E a ogni bambino ho dato un piccolo compito. Una missione. Tutte le persone facevano le condoglianze in strada. La polizia mi filmava perché, non so, pensavano che io fossi una specie di trafficante. Un bianco in mezzo a arabi e neri. Poi c'è stata una marcia per la pace. C'erano musulmani, cristiani, ebrei, non credenti. E da quel giorno sono nate delle cose dopo che questa persona ci ha salutato ed è andato dal Big Boss. Ci vuole coraggio per fare delle sciocchezze, ma ci vuole coraggio anche per fare delle cose belle. Io non ho paura per il mio paese. Ci sono anche delle belle persone. Ci sono delle belle persone nel mio paese, ma anche in Italia. E ci sono, sono convinto, più belle persone che brutte persone. E quindi dobbiamo parlare anche delle belle persone. Parliamo delle belle persone. Tout le monde peut faire ce que je fais. Tutti possono fare quello che io ho fatto. Basta dire sì. Io guido spesso con la mia macchina. Il fatto che quella volta lì ho percorso 900 km andare, 900 km a tornare, cos'è? Sono un matto? Sono un matto che però sì, le persone apprezzano. Ieri ero a Saluzzo. Ho fatto una piccola deviazione per salutare due ragazzi che avevo conosciuto già in Francia, che hanno un po' di problemi con la droga. Ah, sono andato là solo per salutarli a Saluzzo. E poi gli ho dovuto dire velocemente: scusate, ma devo andare perché sennò arrivo in ritardo a Bologna. Tutti gli altri ragazzi quasi piangevano, gli sembravo un pazzo. Però uno fedele. Era per mostrare loro che loro valgono. Che cos'è che dà valore a un'auto? Lo sguardo. È importante andare a trovare le persone che soffrono. Non per guarirli, ma per incontrare e dire buongiorno alla loro malattia. E poi dopo ci pensa il Big Boss a fare il resto. Vedi, ho fatto 400.000 km con la mia auto a causa del Big Boss. Adesso devi pregare perché è ora che io cambi la macchina, no? Allora gli facciamo un applauso. Applaudiamo anche Stefania, la traduttrice, che è stata molto brava. Il boss locale, grazie anche a Stefania, il boss locale, non il big boss, il boss qui del posto, ha detto: tira le conclusioni. Ci sono solo due conclusioni possibili, secondo me. Uno, dovete leggere la storia dei team, per chi non la conosce il libro. Tra l'altro è un bestseller in Francia ed è libro di testo, libro in alcune scuole, anche in un quartiere difficile di Parigi, la scuola a questo libro di testo, non solo quindi nel carcere della Dozza, della Rossana. L'altra cosa è: scusate, cercavate una ragione
per l'anno della misericordia, credenti o no, laici o no, ecco, questo, la storia di Tim, è una parabola per l'anno della misericordia, perché è un concentrato di figlio il prodigo, di Samaritano, di Lazzaro che resuscita, quello che volete voi. Quindi se avevate bisogno di ricordarvi che eravamo nell'anno della misericordia, la storia di Tim è stata questa per noi stasera, quindi grazie Tim, grazie veramente. Anch'io mi associo, rinnovo. Vuoi dire qualcosa, Tim? Ah, non mi piace tanto quando mi fanno gli applausi. Proporrei piuttosto di fare un applauso per tutti noi che siamo qua, affinché arrivino belli incontri in tutte le famiglie e augurare del bene a tutte le vostre famiglie. E in particolare alla persona più debole, più fragile delle vostre famiglie. Il Big Boss mi ha detto: quando vai in una famiglia e ti accoglie bene, tu la devi benedire. E così si ristabilisce la salute. E quando le persone sono insieme, poi succedono tante cose. Ecco. Tutti insieme possiamo augurarci del bene gli uni con gli altri. E succederanno delle bellissime cose. Mentre Tim ci applaudi e ci applaudiamo, vi voglio leggere la fine del libro, la questione del concime con cui siamo partiti. E dice: per far crescere dei bei fiori in un giardino ci vuole il concime, è il nostro passato e Dio se ne serve per farci crescere. Quando lo sterco esce dal sedere del cavallo è troppo caldo, troppo acido, troppo denso, puzza e disgustoso. Se lo spandi subito sui fiori e sulle sementi, li brucia e li distrugge. Il concime bisogna farlo riposare, seccare, deve decomporsi lentamente e con il tempo diventa malleabile, in odore, leggero, fecondo. È allora che dà i fiori più belli e la crescita migliore. Dio si serve del nostro passato come concime per la nostra vita, per farci crescere, ma se tieni la testa nel tuo passato ancora caldo, quello ti soffoca, bisogna lasciarlo riposare. Dentro di noi, con il tempo e la grazia, senza accorgercene, ciò che non va si decompone. Dobbiamo amare ciò di cui abbiamo vergogna e che ci sembra ignobile. Quel concime diventerà fonte di fecondità. Il nostro passato, la nostra sofferenza, le nostre disavventure, le nostre grida sono un canto nella lingua dei poveri. Non si può essere oggi senza essere stati ieri. Chiunque tu sia, qualunque siano le tue ferite e il tuo passato doloroso, non dimenticare mai nella tua memoria che ti attende un'eternità di amore. Grazie. Bene, abbiamo trovato un amico stasera, decisamente. Buonanotte a tutti, grazie di essere venuti e un appuntamento prossimo con un incontro che faremo con un signore con una storia decisamente diversa da quella di Tim, ma ugualmente interessante, che si chiama Andrea Angeli. È un personaggio che è stato alla NATO, è stato all'ONU, è stato all'OCSE, ha girato un po' il mondo, è un peacemaker di questi notissimi e sarà con noi il 13 di ottobre alle 18.30 sempre in questa sede. Buonanotte. Ricordo che c'è la colletta del libro a Bologna dal 4 al 31 ottobre per chi è interessato a queste cose. C'è un volantino lì al Banco Libri. Grazie. E ci sarà anche un incontro con Cevoli, con Paolo Cevoli per questo. Ricordatevi la colletta del libro a Bologna dal 4 al 31 ottobre, serve per dare i libri al carcere, alla scuola del carcere della Dozza di Bologna.